Da quando ho preso questo incarico, che sono neanche 10 mesi, insomma, ho preso a cimentarmi con il tema della mobilità, che in generale viene un po' tralasciato, un po' considerato acquisito. Invece i dati che noi curiamo, anche grazie alla collaborazione spinta con ISPRA, ci dicono tante cose che ci devono indurre a essere un po' meno fatalistici. Innanzitutto sul piano degli effetti, in modo molto sintetico, perché sto mantenendo fede a una promessa, oggi sarei da un'altra parte, ma in modo molto sintetico, oltre al contributo consistente sulle emissioni di CO2, la mobilità è fonte di grandissimi guai alla salute delle persone. E quindi è un dato che viene spesso tralasciato, quantomeno considerato, diciamo così, un po' fatalisticamente. E non è un caso che su due matrici molto afflittive, NOx, per ora non ancora, ma sul rilascio di particolato, l'Italia sta per entrare in un'infrazione europea dove ci dovremo versare all'Europa cifre molto consistenti, magari a discapito di tante politiche importanti che si potrebbero fare. E quindi questo è un primo dato che ci deve far essere, a mio parere, un po' più pronti e attenti sui problemi di cui stiamo trattando, e dovrebbe contribuire a far sentire meno soli, innanzitutto nel loro posto di lavoro, i mobility manager. Io personalmente non penso che tutto in Italia si risolva con la legge. Sapete, questa sede istituzionale ci insegna l'ipertrofia normativa di questo paese, che non ha mai supplito alle proprie carenze con la produzione normativa. Io penso ci sia un problema di consapevolezza, di responsabilità, e quindi probabilmente forse ora è il momento, naturalmente come Ministero faremo la nostra parte, però di far crescere questa consapevolezza nei luoghi di lavoro in cui si opera. Secondo dato, io vi sto trattando dei problemi specificamente italiani. C'è un dato internazionale piuttosto significativo. Cioè, quattro numeri, e cito la fonte, che il professor Bratti utilizza in ogni convegno. 2,50, 75, 80. Cioè, il 2% del territorio mondiale è occupato dalle aree urbane, ove risiede il 50% della popolazione mondiale, ove ci sono, nelle aree urbane si consuma il 75% dei prodotti energetici, e c'è l'80% al mondo di emissioni di CO2. Quindi l'attenzione forte sulle aree urbane è prodotta dai numeri, da nessuna ossessione bucolica o di rinuncia ai tratti di civiltà e progresso che hanno attestato anche le stesse aree urbane. Io per esempio ho una macchina a benzina come tutti, non ho nessuna peculiarità creativa da questo punto di vista, però il dato ci dice questo. In più, in questo panorama, ove almeno a livello europeo il contributo alle emissioni di CO2 e quindi agli obblighi internazionali dai trasporti è circa il 25%, in questa panoramica l'Italia brilla negativamente, se ce lo dobbiamo dire. In questo paese ci stanno circa un parco di autovetture di circa 37 milioni di autovetture e abbiamo una percentuale ancora più significativa di 625 autovetture all'incirca ogni 1000 abitanti, compresi i neonati, gli ultracentenari, compresi tutti.
E quindi è del tutto evidente l'abnorme impiego della mobilità individuale, singolare, su automobile, che penso, alla luce delle sintesi e dei numeri dati con velocità, non ci possiamo più permettere. C'è un fine in terzo dato. I miei capelli vi dicono che sono anzianotto e quindi ho vissuto appieno il nesso antropologico italiano, proprio peculiare italiano, per cui ero maschio, figo, se invitavo una ragazza a uscire con me se la andava a prendere con la mia automobile. Ecco, questo nesso antropologico che incarnava un po' un requisito, come dire, di un titolo ineludibile, sta molto scemando, per non dire che ha quasi una battuta d'arresto fra le giovani generazioni. Quindi se noi non cogliamo l'attimo, poi magari sarà qualcun altro a coglierlo. Cioè, in questo momento scendono moltissimo il numero delle patenti tra i giovani e soprattutto scende moltissimo l'impiego delle autovetture tradizionali tra i giovani. Ecco, il combinato disposto ci dà l'idea di quanto sia qui e ora che dobbiamo muoverci per mettere in discussione un trend che contribuirà a rendere invivibili le nostre città e quindi ci consente e ci obbliga di agire adesso. Da qui l'esplosione del car sharing in molte delle metropoli nazionali, delle aree urbane italiane, a volte con numeri molto significativi, con numeri sempre più significativi, e anche l'adozione di altri mezzi di mobilità alternative. Ecco, questa panoramica veloce fa sì e motiva le linee di intervento del Ministero. Il Ministero si sta, anche per non rubare troppo tempo, molto impegnando su questi plessi operativi, sul car sharing, sulle ciclovie, ovvero sia non il piacere di andare in bicicletta, ma la bicicletta intesa come mezzo alternativa all'automobile e quindi con garanzie, requisiti di sicurezza, sanzioni cattivissime a chi va con la macchina su una ciclovia. Insomma, queste sono le attività su cui operiamo per mettere in discussione queste abitudini e ci avvaliamo di un contributo importante dell'ISPRA. In queste ore stiamo definendo una convenzione grazie alla quale noi abbiamo fatto un programma importante culminato nell'individuazione di circa 80 progetti significativi. Era un prodotto del collegato ambientale del 2015. Abbiamo in finanziamento, in gestione, circa 80 progetti consistenti per le città oltre i 100.000 abitanti e intendiamo però verificarne scientificamente l'efficacia ambientale di quegli interventi, se no rimaniamo un po' nell'enfasi. E in questo a breve faremo una convenzione con ISPRA perché misuri, uso parole mirate, l'efficacia ambientale degli interventi promossi con quei fondi, con quelle iniziative. Abbiamo allo studio un ulteriore progetto che entro l'anno dovrebbe veder luce, anche perché devo impegnare le risorse finanziarie, sempre mirato a ridurre il numero di autovetture circolanti nelle aree urbane e quindi mirato a ciclovie, mobility sharing e sharing mobility. Solo un numero. Io vengo dalla cultura marittima, il mio amico Cappellini lo sa. Non esiste una nave efficiente se non è impiegata sempre. Voi pensate che per ogni automobile la media ci dice che viene impiegata per il 5% della sua durata e per il 95% occupa spazio pubblico. Anche dal punto di vista dell'efficienza, questo tema meriterebbe una riflessione. Vogliamo rendere efficiente tutto, tranne che le nostre automobili, mi pare un po' un elemento su cui riflettere. Ecco, e dentro questo tipo di riflessioni che stiamo operando,
senza enfasi, senza retorica, senza il ritorno ai età bucoliche non raggiungibili, e forse è una fortuna che dobbiamo progredire sempre più, però con queste consapevolezze che il tempo è ora degli interventi, degli eventuali interventi normativi, ma soprattutto sul piano della consapevolezza da diffondere. In uno dei momenti più elevati di conflitto, che io ho fatto il direttore di molte direzioni del Ministero sui temi dell'Ilva, mi ricordo che il più grande pungolo che veniva dalla Puglia, il presidente dell'ARPA Puglia, mi diceva sempre: Tamburi è inquinatissima, ma è poca roba rispetto alla vostra Cristoforo Colombo. Cioè, questi sono i dati, questo ci dicono. Noi su questo dobbiamo riflettere, perché se no rendiamo tutto questo un'aspirazione dello spirito. Io invece penso che dobbiamo parlare di dati materiali, interventi materiali, consapevolezze materiali, soprattutto ora, e chiudo, che quel nesso antropologico finalmente va scemando. Grazie. Ringrazio Renato Grimaldi.